Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. A notte fonda arriva il sì del Movimento 5 Stelle a tutti gli aspetti che erano diventati una controversia tra PD e 5 Stelle. Quindi il sì a notte fonda, il decreto rilancio sarebbe pronto, 55 miliardi. A debito, in deficit, meglio dire un termine più tecnico, 55 miliardi in deficit, quindi vuol dire che non ci sono, dovranno essere presi a prestito. Ci sono aiuti per famiglie e imprese, stop a IRAP, 1200 euro per le babysitter, sconti su affitti e bollette. Quindi un decreto con quasi 260 articoli e quasi 800 pagine, un'enciclopedia per fare un decreto. Ovviamente, come facevano due partiti totalmente diversi ad essere d'accordo su un'enciclopedia, capite che era normale questo disaccordo su tante cose. Quindi un ventaglio di interventi che vanno dai lavoratori a famiglie e imprese per 55 miliardi. È l'impianto del decreto rilancio, che era quello di aprile, che poi era diventato il decreto di maggio, che gli hanno cambiato per tre volte il nome, che forse oggi sarà approvato dal Consiglio dei Ministri, dopo che ieri fino a notte fonda si è lavorato per comporre i contrasti nella maggioranza. Ci sono novità tra la cancellazione della rata dell'IRAP del 16 di giugno, l'abolizione del pagamento dell'IMU per alberghi e stabilimenti balneari, sempre il 16 di giugno. Allora, vediamo di che cosa si compone. PMI, sostegno a fondo perduto, quindi sconto su affitti e bollette. Quindi per le piccole e medie imprese con un fatturato fino a 5 milioni di euro sono previsti contributi a fondo perduto, cioè soldi regalati vuol dire, a patto che esse abbiano subito un calo dei ricavi di almeno un terzo, il 33%. E questo ad aprile del 2020 rispetto all'aprile dell'anno precedente, il 2019. Varieranno da poche migliaia di euro a un massimo di 62.000 euro questi contributi regalati. Quando dicono a fondo perduto vuol dire io te li regalo perché li ritengo persi, a fondo perduto. Quindi queste PMI beneficeranno per tre mesi anche di un credito d'imposta del 60% sui canoni d'affitto e del congelamento degli oneri fissi sulle bollette. Cosa vuol dire 60% come credito d'imposta sull'affitto? Dice, tu devi pagare, non so, 3.000 euro di affitto, il 60% di quei 3.000 euro io non te li faccio pagare di tasse, cioè tu l'affitto lo paghi pieno, ma io ti diminuisco le tasse del 60% della tua rata. Questo è il credito di imposta, cioè alla fine tu devi pagarlo l'affitto, lo Stato poi non ti fa pagare le tasse in generale per una quota uguale al 60%. Mentre per le imprese con più di 5 milioni di fatturato è prevista la possibilità della Cassa Depositi e Prestiti di intervenire nella ricapitalizzazione appunto dell'azienda. E poi ci sono altre 9 settimane di cassa integrazione, quindi l'assegno del fondo di integrazione salariale, comunemente chiamata cassa integrazione, con la causale malattia, potranno essere concessi per altre 9 settimane, oltre le 9 già previste dal decreto legge Cura Italia. Quindi in totale 18 settimane di cassa integrazione, qualcosa come 5 mesi alla fine. Se calcolate che ci sono mesi con 4 settimane e mesi con 5, andiamo a quasi 5 mesi di cassa integrazione. Quindi lo Stato paga al posto delle aziende, ma voi continuate a lavorare nelle aziende e lo Stato, facendo così, spera che l'azienda si riprenda e non vi licenzi, perché quello che è la paura è che appena tornati al lavoro arrivi una bella lettera di licenziamento, non abbiamo ordinativi, arrivederci e grazie. Quindi
non c'è il divieto di licenziamento, arrivano i soldi sì, pagati dallo Stato, perché quello lì non è lo stipendio dell'azienda, ma sono soldi pagati dallo Stato per questi 5 mesi, sperando che poi, dopo i 5 mesi, finito anche il divieto di poter licenziare, l'azienda abbia ripreso, e così da non licenziare persone. Questo almeno spera lo Stato, e così rinvia anche dati magari catastrofici sulla disoccupazione, che sono rimandati di altre 9 settimane. Le prime 9 settimane erano in quell'altro decreto, quello chiamato Cura Italia. Per adesso le richieste sono a 8 milioni di lavoratori, quindi lo Stato pagherà 8 milioni di persone per 5 mesi. Bisogna specificare che di queste ulteriori 9 settimane, 5 si potranno utilizzare fino alla fine di agosto, mentre le ultime 4 esclusivamente nei mesi di settembre e ottobre. Con il decreto rilancio verrà inoltre semplificata la procedura, in particolare della cassa integrazione in deroga, in modo che sia pagata entro 30 giorni. Intanto è in arrivo anche un contributo fino a 1.200 euro per le babysitter, ovviamente in regola, raddoppiato rispetto ai 600 euro nel primo decreto, quello del chiamato Cura Italia. Può essere usato anche per i centri estivi il bonus, quindi se un centro estivo costa 1.000 euro potete chiedere questo contributo. Per il sostegno dei genitori che lavorano viene confermato inoltre il congedo parentale pagato al 50% per chi ha figli fino a 12 anni per un periodo continuativo frazionato non superiore a 30 giorni. Si potrà richiedere fino al 31 di luglio del 2020 con i periodi coperti da contribuzioni figurative. Fino a fine emergenza, possibile anche chiedere il lavoro da casa per i dipendenti di aziende private con figli fino a 14 anni. Sapete che lo stato di emergenza viene prolungato fino a dicembre, quindi era fino al 31 di luglio, viene prolungato fino al 31 di dicembre. Adesso le condizioni per sospendere le rate di IRAP e IMU a giugno. Quindi niente pagamento del saldo e acconto dell'IRAP il 16 giugno per tutte le imprese con ricavi fino a 250 milioni di euro. È l'ultima novità in vista del decreto legge rilancio annunciata ieri sera tardi dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Si estende così la platea rispetto all'ipotesi che prevedeva il beneficio solo per aziende con un fatturato tra i 5 e 250 milioni. Altra novità in arrivo, l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza sempre il prossimo 16 giugno, per alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche i gestori dell'attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione anche per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali, quelli del lago, sul lago, e fluviali, e mira a sostenere un settore particolarmente colpito dalle conseguenze della malattia. Il decreto dovrebbe inoltre disporre un ulteriore rinvio fino al 16 di settembre per le ritenute fiscali e contributive e dei versamenti IVA che potranno a quella data essere pagati in un'unica rata oppure in 4 rate mensili senza sanzioni e senza interessi. E poi arriva il reddito di emergenza. Quindi viene stanziato 1 miliardo, dovevano essere molti di più, ma 1 miliardo, meglio questo che niente. È quello che è previsto appunto per questo particolare reddito. È autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni per il 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, denominato Fondo per il reddito di emergenza, oltre a 5 milioni per gli oneri per la stipula della convenzione con l'INPS. L'importo del REM, così sarà chiamato, sarà tra i 400 e gli 800 euro mensili per un bimestre. Le domande andranno presentate entro giugno. Le norme prevedono limiti di reddito e di patrimonio ed escludono i detenuti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, questa è solo la prima parte. Nel seguente video ci sarà la seconda parte.
parte. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie a tutti e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.